Poi sono stato molto bello anche a Vito d'Asio, lassù. C'è un posticino molto molto bello, acqua azzurrissima, azzurrissima. L'unica cosa che mi ha morso qualcosa lì, e qua è uscito una cosa rossa, tipo un lichene, sai? Non so cos'è. Qualcosa mi ha morso lì. Tipo questi musciolini, sai? Quelli che ti mordono, neri grandi. E mi è uscita un'allergia sul braccio. Hanno qualche infezione dentro questi musciolini. Io tutto anno faccio così, anche i miei bimbi fanno la stessa cosa, mio figlio salta in queste cose. Sì, abbiamo immunità abbastanza forte. Mio figlio quasi 12, cintura quasi marrone di judo e campione friulano, quasi in assoluto di judo. Sì, una bestia. Adesso siamo diventati ultima gara internazionale fra Croazia, Austria, Italia e ancora qualcosa, qualcuno era. Siamo diventati secondi per sbaglio. Lui vinceva avversari con 1-2 secondi. 1-2 secondi. Esploda, proiezione. Però ancora giovani, piccolo e da mentalità da bambino, non ha cattiveria. Quindi si spaventa di qualche cosa, sì. Per esempio l'avversario comincia a giocare, saltare vicino a lui, ancora non ha questa cattiveria di nostre zone. Lui è come italiano da me. Io dico, vuoi a casa? No, la mia casa è qui. Siamo ormai 6 anni e l'ho portato qui quando lui aveva 5. Lui non sa altra realtà, solo italiana. E adesso anche quando parla in russo ha un accento strano. Quasi. Sì, in italiano parla normale, in russo non tanto. Perché sempre a scuola, a scuola. Lui parlava tedesco come gli altri, in pochi mesi. Sì, sì. Dopo io quelle due parole che ho imparato non le ricordo ancora, lui. Sì, sì, i bambini imparano molto veloci. Mio più tra l'altro anche un austriaco genetico, diciamo così. Polacco austriaco. Un giorno siamo stati a Grado, lui era da solo, noi siamo andati a lavare le mani in bagno. E un tedesco si è avvicinato di lui e ha cominciato a parlare in tedesco. Lui dice, io non parlo in tedesco. Pensavo che un bambino tedesco. Perché biondo, occhi azzurri. Tutto bene? No, atleta ancora. Io già io mi sono messo in posizione per prendere. Ma una cosa aerobica, cazzo, un plie ginnastico. Un tappo di racchette, no?
dopo una camminata ad esempio. Sì. Bene che non ti sei traumata, tutto ok? No, no, tutto a posto. No, non è che toccato, ho appoggiato le mani. Lui come da zona, i spiriti lo sostengono. Ah, questo non è questo... Io pensavo che quel ristorante. Quel ristorante un no, po' più... lì era uno dello stagno, dove avevano le bestie. Ah. Il ristorante è qui sotto. Sì. Diciamo questa foresta deve avere un po' le pale per camminare qui. Un po' di pale. Pesante, pesante, questo mi sembra un po' pesante, diciamo così. Proprio per motivo di frunze, sai, non per proprio le frunze che ti fanno, ti stanchi. Pianti non solo ginocchia, anch'io, legamenti di ginocchia più che altro. Legamenti. Mamma mia, finalmente siamo arrivati. Come vuoi? Cascata adesso non funziona. Io mi sono scaldato in quella cascata. Da qua se vai via dritta, arrivi giù dritta via alla tua macchina. Non arriviamo giù alla dritta. Quella lì c'era giù lì, arriva tutta la gente che ti ha detto che avevano lasciato le macchine. La dritta arriva e vedete. E noi diciamo comunque non andare giù di turismo da qua? Sì, questa qui, questa qui, arriva qui, arriva la tua. Dai, ok. Non hai camminato, che si camminare la tua strada, però giù. Andiamo di qua, via. Ok, mi faccio sto, prišli. Сейчас включаю видео и потом его включу опять.